Hola Luciadores, ben ritrovati dal vostro Silver qui su PlayStation VR World. Siamo qui per testare il VR nei suoi vari aspetti e per curiosare in molte cose. Una delle cose che ho scoperto e non sapevo era che potevo interagire con queste sfere con il pad. Una stupidaggine, però carina. È divertente, così, a vanvera. Siamo qui per provare The London Heist, il penultimo gioco che ci manca. L'altro è questo, VR Luge, che proveremo nel prossimo video. Chiedo venia se ho dovuto rallentare un attimino i video di curiosamento, ma il lavoro mi ha preso veramente tantissimo. Allora, due controller di movimento, perfetto. Proveremo a giocare con il Move, che deve essere una figata spaziale. Io ho fatto praticamente i settaggi del cosiddetto tutorial e solo fare il tutorial è stato bellissimo, è durato 4 secondi, ma è stato bello. Lo so. Allora, 1 e 1, 2. Perfetto. Guarda lì che bello. Si scende verso storia. Ok. Io ho sempre trovato un attimino di... Grazie. 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 Veramente. Gangster o scagnotto? Ah! Scagnotto. Sono pazzo come un cavallo. Va bene, siamo qui per fare i seri per una volta nella vita e per provare appunto questa esperienza fantastica di gioco. Vedete che bella la pioggia di bossoli. Sono elementi che possono apparire secondari, ma non lo sono. Sono dettagli che io trovo molto rilevanti, molto interessanti, molto particolari. Sono gocce di attenzione. Va bene. Allora, Covent East End di Londra, 6:32 del mattino. Vediamo un po' quant'è l'immersione nel gioco. Devo ammettervi che mi è piaciuto di più addirittura di Until Dawn, eh. Questa è la mia mano. Questa è l'altra mano. Questo è il gabbiano. Sento rumori. Frank, abbiamo un problema. Sì. C'è buio. Noi ci deve essere un ladro. Non voglio vedere niente. Il bastardo l'ha fatta sparire. Ce l'ha messa nel culo per bene. Ma... No, no, Frank. Non so dove sia. Ehi, sono qui. Ma tranquillo. Credo che lo saprò presto. Ehi. Riesci a vedere? Crapa pelata. Sì. Salve. Okay. Ehi. Okay. Ciao, guarda, applaudo. Faccio i giochini con le mani. Ehi. Puppami il secchio. Invece come pensi finirà, eh? Ho dei guanti bellissimi. Finisce a cazzotti, ehi. Perché io dico che potrebbe finire molto male, e tu? Fatti sotto. Il piano era semplice. Ma non posso menarlo. Silenzio, prendere Serena e portarla a Frank. Invece no, hai deciso di farla sparire come al circo. Vieni. Cos'è? Ti credi un fottuto mago? Sì, abbastanza. Sai una cosa? Anch'io un bel trucco di magia da farti vedere. Credo proprio che ti piacerà da matti. Non lo voglio vedere. Sì, guarda. Ta-da! Io non riesco a prendere. No, 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 non faccio. Ok. Ho solo un'ultima domanda per te. Dove cazzo è? Cosa? Ragazzi, è fico. Fichissimo. Cioè, è fichissimo davvero. E io l'ho lasciato per ultimo. È l'unica cosa che non avevo ancora provato. Vabbè, uno poi si fa delle domande. Bene, non... È fighissimo. Incontro privato, non voglio interruzioni. Ciao, tizio.
Vuoi un posacenere? Non posso prendere un posacenere. Tony, il francese è morto. Era necessario. Che cazzo stai dicendo? Ho un po' troppo con i russi. Fanculo! Victor fottuto Kozlov e i suoi soldi russi di merda! Io a te ti ammazzo la testa. Il mio vecchio la sapeva lunga. Non posso interagire con tutto, sempre, ok? Non si fanno soldi né da una prigione né da una bara. Giusto. Non fa una piega. Oh, ciao. Russi non sanno un benemato cazzo. Vogliono sempre sparare in testa a tutti. Uccidono la gente senza motivo. Hanno ragione. Se un corrotto può passarci sopra, finiremo tutti dentro. Sai come si fa a distruggere un uomo come Costa? No, non lo so. Facendolo passare per idiota. Se ce la fai, perderà del tutto la testa e farà così tante cazzate che se non lo ammazza la polizia lo faranno i suoi uomini. Ed ecco perché stasera noi faremo sparire in grande stile una delle cose a cui tiene di più in assoluto. Mm-hmm. Il suo amatissimo diamante. Wow. Sì. Io ragazzi sto zitto perché sono immerso completamente nel gioco. Ti serviranno un cellulare che non posso è prendere pulito. Degli occhiali. Un auricolare per avere le mani libere. Ok. Contanti. Per il colpo, non per le scommesse. Ora, mi sono assicurato che gli allarmi siano spenti. Quindi quello che devi fare è entrare, prendere il diamante e uscire più ricco. Facile. C'è qualcos'altro di cui voglio parlarti. Riguarda l'attività. Sai, c'è in gioco parecchio qui. Roba che ti riguarda direttamente. Ci conosciamo da molto. Mi è caduto il cellulare. La voglia di un festino in stile russo. Avevo detto niente interruzioni. Lui. Bella, sono io, Frank. Ho i pass della sicurezza che hai chiesto. Li ha fatti Dave con il computer. Grazie, amiche. Roba seria, fatta da Dio, cazzo. Stiamo parlando. Bene, ok. Di che stavate parlando? Cosa sei, la polizia? Questi non sono cazzi tuoi. Ora vai a prendere il furgone. Ok. Va bene, Frank. Ragazzi, veramente è eccezionale. Solo che mi è caduto il cellulare sotto il tavolo e... Stavo dicendo, ti conosco da quando non eri neanche un metro. Da quando ti abbiamo accolto fai parte della famiglia. Ed è così che ti vedo, della famiglia. Ora, no, vorrei cominciare a tirarmi un po' indietro. Ok. Per riuscire a godermi quello che ho guadagnato negli anni. Ehi, fammi accendere. Pronti, capo. Sai, mi piace, Mickey, ma è già tanto se trova il cesso da solo, figuriamoci. Ma tu hai quello che serve per riuscire a tenere, quando sarà il momento, mi è caduto il cellulare, piccolo regno lontano dalle grinfie di gente come Kozlov. Ma devi meritartelo. Sai cos'è questo? No. Questo è l'intera vita racchiusa nelle pagine di un libretto nero. Se oggi fai filare tutto lì, ehi, è tutto tuo. E ora fuori dalle palle. Ok. Possiamo interagire col telefono in qualche modo? No. Benissimo. Allora, il livello di immersione di questa cosa qui è veramente trascendentale, ragazzi. Io ho tentato di, come avete visto, interagire con le stupidate che avevo davanti, fra virgolette, con gli oggettini, di gingillarmi un po', e questo ha modificato la mia percezione reale davanti. Sentivo la presenza di un tavolino, che non c'è.
Posso avere un coso del caffè? No. Salve. Cazzo guardi? Niente. Hai un bel coraggio a guardarmi in faccia. Sì, sei brutto. Non vai da nessuna parte. No. Ora io e te facciamo un bel gioco. Sì, mamma. Dov'è Serena? Non lo so, no, non lo so. Speravi di essere altrove? È abbastanza. Ma sei qui. E ci chiediamo tutti la stessa cosa. Dov'è? Non lo so di chi stai minchia parlando. Io ti spacco le ossa, porca di quella puttana! Non me ne frega un cazzo di quello che Frank pensa di te! Io non mi fido! E lo sai perché? Perché solo due persone potevano prendere Serena, io e te! E io non l'ho presa, cazzo! Fermati! Ma che cazzo! Frank! Magari emerge che non sono stato io. E gradirei parecchio la cosa. È il tuo giorno fortunato. Sì? Ok. Mi pare di capire che abbiamo un problema. Ragazzi, funziona. In base all'orecchio che avviciniamo. Esattamente. Cos'è successo? Ho dimenticato di buttare lo sporco. Victor Kozlov. Interessante. L'audio è riprodotto alla perfezione, ragazzi. Cioè. Ok, sono in posizione sul tetto. Ti vedo. Ora trova quel cazzo di diamante. Gli allarmi ci ha pensato Frank. Se arriva qualcuno ti avverto. Frank dice che nella scrivania di Kozlov. Guarda nei cassetti, vedi cosa trovi. Il codice deve essere da qualche parte. Cerca ancora. Questo è Ganza. Non potevo interagirci. Ok. Senti ragazzi, non fate un rumore. C'è qualcuno qui. Servono rinforzi. Che gioco stai giocando? Ricordi il piano. Prendi Serena ed esci da lì. Sì, ma il codice. Pensarci Frank agli allarmi. Prendo il furgone, tu fatti largo fino all'uscita. Ok. E come mi sposto? Cazzarola! Che figata, ragazzi! Adesso capisco come ci si sente nei film d'azione quando c'è quello che non becca mai un secchio di niente. Merdacchio. Ne stanno a sparare addosso, raga. No, non ho ancora bisogno di proiettili. Merdacchio. Ok, uno è andato. Ci stiamo mettendo 40 minuti. Ok. C'è ancora gente là. Ti sparo nel belino. Chi cazzarola vi sta sparando addosso? Merdacchio. Gran gioia, ragazzi, gran gioia. Posizioni prestabilite, niente di trascendentale, però elevata interazione, eh? Molto bello.
molto meglio di tanti altri titoli simili. Ok, cos'era Hitman? Dai, spunta fuori dal nulla. Ehi, Prendi serena, diamoci serena. Aspetta, ho dimenticato il diamante, sai com'è? Credo di essermelo messo in posti in cui non avrei dovuto mettermelo. Ragazzi, precisione molto elevata, con il controller move molto molto divertente. Mettiamo le cose in chiaro. La sensazione è ottima di partecipazione alla cosa. Avete freddato gli uomini di Victor, avete preso Serena e ve la siete data a gambe. Quale cazzo è il problema allora? Voglio sapere dov'è quel diamante. Non costringetemi a venire lì, altrimenti siete... Ce l'aveva lui! Voglio delle cazzo di risposte, Mickey! Frank! Comunque, la partecipazione che si ha con le manine è stupenda, ragazzi. È credibile. Dai, batti il 5. Ora basta giocare. Facciamo pace. Oh, cazzo, che botta! Mi sento un po' smascellato. Immagino. Eri fiero di me tipo 2 ore fa. 1 ora e un quarto fa. E ora mi stai picchiando. Sei una bella persona. Ehi, tieni gli occhi aperti. Non è ancora finita. Ok. Caricatori, perfetto. Caricatori. Crapa pelata. Bah, ragazzi, meraviglia! Non ci posso credere. Aio, cazzo! Dov'è la pistola? Faccia pugni. Oh, porco. Tu sei una persona irruenta, eh. Ok. Porco cane! Fighissimo, ragazzi, fighissimo! Io vi raccomando il Silver come socio in affari quando fate queste cose. Non fare stronzate! Non faccio stronzate! Stavo facendo fuori gente. Tiro una lattina! No, non va! Vai, vai, fatevi sotto! Ganzissimo, ragazzi! Non avete idea. Questo, finché non lo si prova... Figata, 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 figata! Si può sparare alle gomme! E ha senso farlo! Richiede più precisione, eh? Ok, ci piace massacrare motociclisti. No, la bibita non va bene. Porco cane. Maledetti russi bastardi. Vi fa figli di Putin. Sta diventando tutto in bianco e nero. Non va bene, non promette niente di buono. Siamo stati uccisi? È questa la dura realtà dei fatti?
Non credo che abbiamo completato. Abbiamo completato il primo capitolo? No, siamo credo morti. Ok, cerchiamo di darci da fare come dei delinquenti veri e propri. E dai, spostati, crapa pelata. Vabbè, tu hai ragione però. Ok, merdacchio. Vediamo di farci dei nemici seriamente. Possiamo recuperare un po' di energia in qualche modo. Non so più da dove arrivano i colpi, non so più da dove arrivano le genti. E dai. Vediamo se riusciamo a scassafotterli tutti. Oh, accidenti! Ah, ragazzi, è difficilissimo coordinare lo sparare e ricaricare l'arma, però è veramente, veramente fantastico. Faremo ancora un tentativo, poi tireremo un attimino le somme di questa cosa. È veramente bello, veramente coinvolgente. Cioè, wow! Wow, ma pesantemente wow! Motociclisti bielorussi. Ok, facciamo saltare le gomme di sti stronzi. Ok, tu socio pensa a guidare. Ok, gomma 1, gomma 2. L'importante è sparare le gomme. Sì, è molto più redditizio sparare le gomme. Teniamo sotto mano. Ok. Vai. Dai retta a me, figlio mio. Non stai per passare una bellissima giornata. Oh. Ho cambiato arma! Cioè, ho cambiato arma, ho cambiato mano all'arma! E non è stata una bellissima idea, ragazzi. Però vediamo, vediamo. Fatto stesso di poterlo fare. No, perso il caricatore. Non si carica! Mannaggia i pesci! Ah! Nervoso, tensione, fantastico, ragazzi, fantastico. Poi sono io che sono un secchiomane, però vabbè. Non ci leveremo da qui finché non ce l'avrò fatta. No, facciamo ancora un tentativo veramente, perché lo merita. Lo merita davvero tanto e non posso lasciarvi così con la suspense. Ce la farà. Ok, perfetto. Gommine per cattivissimi. Vediamo se... Perfetto. Gomma 1 e gomma 2. Caricatore. Ne tengo un altro buono già pronto. Oh oh! Grandissimo! Se uno si organizza, fa veramente i big danni. Da che parte arrivano? Ah! Bella lì, hai fatto una brutta fine, ragazzo. Mi spiace. Ok, perfetto. Teniamo sempre sotto mano un altro caricatore.
tensione a mille, veramente, nonostante sai che bene o male arrivano moto e veicoli. Spara le gomme, spara le gomme, spara le gomme, sparagli nei denti. Ok. Sono riuscito a farmi ammazzare di nuovo. Sono una pippa. Una pippa disumana. Avete presente quel discorso all'inizio di prendete Silver e... sì, come collega per le rapine. Sì, ok, fantastico. Yeah. Allora, piccolo difettuccio, l'attimo di stacco che c'è quando si perde praticamente contatto con il gioco. Per quale motivo non ho potuto... stavo dicendo, non sono riuscito a ferrare la pistola, un attimino di impasse a livello di controlli. Stavo dicendo, questo attimo, quello in cui si perde contatto con il gioco, è giustificato dalla perdita della vita effettivamente, però è un piccolo difettuccio fondamentalmente, se devo essere proprio pignolissimo. Allora, caricatore. Oh, è stato un attimo di... ah, abbiamo già finito tutti i nostri averi. Sparo alle gomme della nonna. Ok. No. Item che rendono la vita problematica. Di nuovo ho commesso lo stesso errore di cambiare l'arma, di cambiare mano all'arma. Ok, vediamo di fargli saltare le gommine. Ok, sto sparando al crusca. Ho sparato alla radio, capo. Ho ridotto la macchina a un colabrodo. Però non me la facciano pagare. È un po' complicato gestire le traiettorie dei colpi. Ma che cazzarola! Ok. Non sono convintissimo che sia la cosa... no, no. È un po' confuso. Un attimino, quando capita di incocciare col cambio di mano, in effetti dopo l'attimo di enfasi si perde un attimino la cognizione precisa dei controlli, e non so se sono veramente io che sono impedito o se il fatto di giocare con due controller move complichi un attimino la cosa. Non oso immaginare cosa sia il giocare con il controller normale. Allora, dicevamo, ok, già finita la pacchia. Ok, perfetto, vediamo se riusciamo a portarci a casa. Io già non mi ricordo più da che parte arrivano questi tizi. Ammazza, abbiamo fatto una strage, credo. Ok, destra o sinistra? Destra. Ancora di lì, di là? Di lì o di là? Avvisami da che cazzo di parte arrivano! Ok. Ma miseria! Ok, vediamo se riusciamo a fare i danni come Dio comanda. Dio comanda di far danni? Non lo so, però noi li tentiamo di farcela. Io vado a cercare di beccare quello più lontano che è messo lì apposta per distrarci.
Ok, e fino a qui ci siamo arrivati, cosa che non credo che ce l'avamo arrivati mai prima d'ora. Vediamo di recuperare un attimino di terreno. Ma porca lattina di merda! Ah! Oh, estenuante, ragazzi. Bene, morire durante le rapine è il mio mestiere preferito. Va bene, Luciadora, questa dopo tutto voleva essere una prova, poi sono quelle cose che uno vorrebbe giocare anche nel buio della sua cameretta, però il buio è una cosa relativa in questo mondo. Va bene, adesso lasciamo andare tutto quanto. Io vi dico, la sensazione è ottima, veramente ottima. Io non... mi sono cadute le mani, guarda, mi sono cadute le mani. Lasciamoci ammazzare. Mi hai sparato nel bicchiere, sei stronza. Va bene, Luciadores, io con questa vi posso anche congedare, vi saluto e vi ribadisco che giocare col VR è veramente una sensazione trascendentale che dai video che si possono vedere su YouTube, ragazzi, non arriva, non può arrivare. Fatemi sapere un po' quali sono appunto le vostre domande, io sono sempre ben lieto di rispondere e innanzitutto vi ringrazio e poi, ragazzuoli, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!